Era l'eco del re e quanto mai fedele. Io vengo sempre a visitarlo. Tocca a voi, Felix. Willenstein! È il turno di vostra maestà. Non mi piace gridare il mio nome all'eco. Ho sempre paura che me ne risponda un altro. Le montagne si spostano. Si spostano? Certo, Felix. Soltanto ci impiegano qualche secolo e perciò non ce ne rendiamo conto. Vi piace la neve, Edith? Di lontano. Il re mi diceva i tuoi occhi sono dei bucaneve. Ho da comunicare qualcosa a tutte e due. Non l'ho fatto prima perché so che si riportano tutti i miei discorsi all'arcidotessa. Non ho fatto il nome di nessuno, mia cara Edith. Dunque, io darò un ballo a Kranz. Un ballo? Non approvate che io dia un ballo, Felix? Il re è stato assassinato 10 anni fa. Eravamo in viaggio per Kranz dopo la cerimonia del nostro matrimonio. Il re amava Kranz e ballare il valzer. Perciò io do un ballo nell'anniversario della morte del re. Cosa succede, Felix? Ci vedo poco attraverso il velo. Mi sembrano dei cani poliziotti. Se Sua Maestà lo desidera, posso informarmi. No, no, non importa. Amo i cani e detesto i poliziotti. Ah, ecco qui la nostra scorta. Buongiorno, Adams. Tutto pronto? Ho eseguito puntualmente tutti gli ordini di Vostra Maestà. Avremo un temporale? Temo di sì. Non io, Adams, non io. Edith, mi presento Adams, il mio maggiordomo. Adams, questa è la signorina De Berg, la nuova lettrice che l'arciduchessa ha avuto la cortesia di procurarmi. Conoscerete Kranz e i suoi temporali. Vi piacciono i temporali? Non mi vergogno di far sapere a Vostra Maestà che mi fanno paura. Paura di che? Della morte? Solo paura. Strano. Io non ho paura che della calma. Succede, Adams? Desiderano dare il benvenuto alla regina. Non sono io, non sono io. Adams, vi ho detto 1000 volte che non voglio né discorsi né inchini, li detesto. Dite a quelle donne di tornare a lavorare. Bene. Va bene, io mi ritiro. Vestitevi. Ah, Edith, al secondo valzer verrete ad aspettarmi nella stanza che corrisponde a quell'occhio di bue.
Al secondo valzer. E voi, Felix, fate ballare anche le ragazze brutte. Ma che cosa avete? Niente, vi guardavo. Che devo fare per evitare i vostri sarcasmi? Il vostro dovere. Venite. Come? Oh. Credo che farò bene a sorvegliare io stessa questi preparativi. Vi dirò in ogni modo la verità, mio povero Felix. Siete innamorato della regina? Siete pazza. Non lo sono più. Lo sono stata. Sono stata così sciocca ad esserlo di voi. L'arciduchessa non ci ha messo molto ad accorgersi dei vostri maneggi. Ero un amico del re. La regina non vi ama, Felix. Per lei voi siete un mobile, un oggetto. Rassegnatevi a questo ruolo. Ma io non pretendo altro. Voi non conoscete nemmeno il suo volto. Soltanto dinanzi alla sua lettrice la regina si toglie il velo. Fate attenzione. La signorina è soddisfatta? Ci sono due orchestre. Una di zigani. Piacevano al re. Devo condurre la signorina in camera sua, se la signorina vuole seguirmi. Con questo tempo gli invitati verranno? Ne avranno il coraggio? Ma non possono non venire, signor Duca. Invita la regina. Già, è vero. A più tardi. Signor Duca, Sua Maestà ordina che non si adoperi questa scala per stasera. Scusatemi, signor Duca, è un ordine della regina. Sbrigati, arrivano gli invitati. No, un bel guaio. Felix! Che cos'altro desiderate? Non dormirò mai in una camera in soffitta con un pipistrello e con un vetro rotto. Si vede che non conoscete Kranz. La regina ama le soffitte, i pipistrelli e i vetri rotti. Su, vestitevi. Siete ignobile. Sei passato di dietro, non deve essere lontano. È vostro figlio? No, è mio figliastro. Non l'avevo visto da 4 anni. Cos'è venuto a fare da voi? Ha bruciato delle carte. Fate spiegare agli uomini a ventaglio, verso il castello. Non sciogliete i cani. Fateli abbaiare, tirate in aria. Tirate molto. Ordine del conte de Foen. L'avete aiutato a fuggire, ma lo prenderò. Non l'ho aiutato a fuggire. Acciuffatelo e mettetelo in prigione. Che vada al diavolo. Prego la signora di fare attenzione alle pozzanghere. Che state dicendo? Oh, che orrore! Mi sono tutta infangata. Che orrore! Mi hanno detto che c'è anche un negro. Adams, non ho ancora 100 anni. E mi tengo in piedi. Rudy, vi è caduta una lettera. Oh, scusate, grazie, Edith. Ma cosa ho di tanto strano? Voi proprio niente, oh, guardate. Rudy. La presidentessa. Riporterò subito la signora presidentessa le sue scarpe e le sue calze asciutte. Prego la signora presidentessa ad avere un po' di pazienza. Però non posso presentarmi in questo stato davanti a Sua Maestà. Ma Sua Maestà non assisterà al ballo. Sul serio? Che la signora presidentessa mi scusi. Sta ancora piovendo? E ci è costato assai caro. Oh, Gustava, che cosa vi è accaduto? Non c'era nemmeno un tappeto, sono scesa in una pozzanghera. Sua Maestà non assisterà al ballo. Oh! Sua Maestà non assisterà al ballo.
Che stranissima serata. Sua maestà non assisterà al ballo. Cosa? Sua maestà non assisterà al ballo. Sua maestà non assisterà al ballo. 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 Dov'è Felix? Si sta vestendo. È incredibile. Mi lascia sola con persone che non conosco affatto. Avete visto che abiti? Dovreste vedere le carrozze. Che Felix scende immediatamente, io non conosco nessuno. Spazzolate, spazzolate forte. Ho messo i piedi in una pozzanghera. Spazzolate. Sembra che la regina sia completamente impazzita. È stata rinchiusa. Il ballo è per nascondere la verità. Ma dove è stata rinchiusa? Qui, a Kranz. Oh, è spaventevole. E allora, dov'è questo moro? Non abbandona un istante sua maestà. Un negro. È inaudito. Felix! Carolina, daresti un ballo il giorno della mia morte? Certamente, mio caro, e ballerò. Ballerò sopra una tomba. Felix, cosa vi succede? Niente. Non mentite, non vi ho mai visto così sconvolto.
Ho visto la regina. L'avete vista? E dove? Ho visto la regina. È una morta. Se venisse a saperlo mi ucciderò. Lei vi ucciderà. È una tiratrice di prim'ordine. Edith, mi concedete il secondo valzer? Dio mio, Rudy, scusatemi, ma sono di servizio. Hai proprio una bella cera. Presentami la ragazza più brutta della sala. E balliamo. Siete sola? Sì, signora. Bene. Siete stata voi a chiudere la finestra? Sì, signora, per timore degli insetti. Voi temete sempre. Io amo il fuoco, gli insetti e le finestre aperte. Aprite. Vostra maestà prenderà freddo. Non ho mai freddo. È un tempo per me, Edith. Il tempo di nessuno. Di nessuno. Io respiro. Vorrei essere a cavallo e galoppare per la montagna. Il cavallo avrebbe paura, ma non gli darei retta. Guardate quei due coperti. È semplice. Stanotte cena insieme al re. Insieme all'ombra del re. Fate attenzione, mia piccola Edith. L'etichetta vi autorizza ad entrare in camera mia a qualsiasi ora del giorno e della notte. La mia etichetta, però, la mia etichetta personale, esige che nessuno entri stanotte in questa stanza. Neppure se cade un fulmine sul castello. Siamo d'accordo? Andate. Federico. Vieni, mio caro. Ce lo siamo meritati di stare un po' tranquilli. Bevi, amor mio. Brindiamo. Un pretto vino di montagna. Ci rimetterò da quella spaventosa cerimonia. Con l'arciduchessa che mi ripeteva ogni 5 minuti, state dritta. Finalmente la sera siamo saliti in carrozza. Ed eccoci qui. E adesso, Federico, poiché tua madre non è presente a proibircelo, voglio farti le carte. Taglia. Quando andavamo a caccia, ce le facevamo fare di nascosto dalle zingare. Te ne ricordi? Divenni una loro allieva. E tu mi trascinavi nelle soffitte del palazzo perché te le facessi senza essere vista. Il gioco è fatto. 1, 2, 3, 4, 5. La regina. 1, 2, 3, 4, 5. Il re. 1, 2, 3, 4, 5. Sento sparare, Federico. Chissà mai che cosa accadrà. 1, 2, 3, 4, 5. Noie di denaro, il tuo teatro e i miei castelli. 1, 2, 3, 4, 5. La morte. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco il giovanotto biondo che ci interessava. Chi è Federico? Federico!
Presto, fate uno sforzo, alzatevi. V'obbligherò ad alzarvi. Non capite che dovete nascondervi subito? Viene gente, là, 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 là. Se vi muovete, se svenite, siete morto. Oh, c'è del sangue dappertutto. Siete voi, Edith? Su, entra. Vi do degli ordini e voi li trasgredite? Che cosa c'è? Vi sentite male? La regina non ha sentito sparare. Allora, signorine, voi sentite sparare da chissà chi su chissà che cosa e per questo osate disobbedirmi? La polizia. La polizia? Quale polizia? La polizia di vostra maestà sparava nel parco. Gli agenti sono giù. Cercate ad essere chiara. Il signor Defoe è giù? No, signora, il conte Defoe non accompagna la brigata. Il comandante però chiede in nome del conte a vostra maestà... Cosa vuole? Sollecita da vostra maestà il permesso di frugare il parco e i dintorni. Un criminale è entrato e nascosto nel parco. Un criminale? Ha ucciso qualcuno? No, signora, voleva uccidere. Chi? Voi, signora, la regina. Di bene in meglio. La polizia è informata e il conte de Fannan si è scomodato di persona. Il comandante mi ha spiegato soltanto che è stato ordito un complotto contro vostra maestà e un giovanotto è stato incaricato di assassinarvi. Vostra maestà lo conosce. Io? Egli è l'autore di quel poema comparso in una pubblicazione clandestina che vostra maestà... Ah, non piangete. Piango, io sono morta? Non siate irragionevole. Che si dia da bere agli uomini e non mi si riempia l'orecchia con queste sciocchezze. Un'altra volta mi arrabbierei sul serio. E ordinate all'orchestra di suonare, che si balli. Che vostra maestà mi lasci almeno chiudere la finestra. Ci si può arrampicare facilmente. Chiudete la finestra, Edith, chiudete la finestra. Ormai non ha più alcuna importanza. Uscite. Dunque, signore, l'avete sentito? Penso che non abbiamo più nulla da apprendere l'uno dall'altro. Come vi chiamate? Non volete dirmi il vostro nome, lo dirò io per voi. La memoria dei sovrani è spaventosa, vi chiamate Stanislao. Il nome della vostra famiglia non lo ricordo, né lo voglio sapere. Pubblicaste col pseudonimo d'Azraele, il nome dell'angelo della morte, un poema contro di me che fece scandalo. Lo so a memoria. Mi dissero che era originale, era già un motivo per piacermi. Per me, signore, Stanislao non esiste affatto. Voi siete Azraele, l'angelo della morte, ed è così che vi chiamerò. Ecco il ritratto del re. Voi non ignorate, immagino, questa straordinaria somiglianza. Non mentite! Senza dubbio i vostri complici hanno pensato che questa somiglianza mi avrebbe sorpresa, immobilizzata e agevolato voi a compiere il delitto. Ma signora, le cose non succedono mai come ci si immagina. Mi inganno? È la terza volta che la regina vi interroga. Sì. La situazione in cui siamo abolisce l'etichetta e potete comportarvi come credete. Sapevate che ero il castello di Kranz? Vedo che avete perso la lingua. Eppure vi piace parlare nei vostri gruppi. E anche voi dovete averne dette e sentite dire molte. Mentre io, signore, io taccio esattamente da 10 anni. Sono 10 anni che mi impongo di star zitta e di non mostrare il mio volto a nessuno. Questa notte scopro il mio viso e vi parlo, è magnifico. Raccontatemi la vostra avventura. Ecco, fasciatevi prima i ginocchi. Ma sarà dunque necessario che ve lo fasci io? Stendete la gamba. Ma siete un uomo impossibile, lasciatevi almeno curare. Io sopporto benissimo il silenzio, ma non amo la vista del sangue. Ora raccontatemi la vostra avventura. Ma dove ho la testa? Dimenticavo che tocca a me raccontarla. Voi lasciate la città
Non avete dubbi su come finirà questa impresa? Condurrà alla mia morte e alla vostra. Vi si dà la caccia, voi vi ferite. Siete ormai stremato. Vedete una finestra aperta, vi arrampicate e mi apparite. Ho creduto di vedere lo spettro del re. Ma che io sappia, gli spettri si comportano in ben altra maniera. Svaniscono al canto del gallo. Riscaldatevi. Venite vicino al fuoco, i vostri abiti devono essere bagnati. Il re venne assassinato in carrozza la sera delle nostre nozze. Venivamo a Kranz. Il sangue gli spruzzò sui ginocchi. Bevete, mangiate, dovete essere sfinito. Accomodatevi qui. È la poltrona del re. E se vi permetto di sedervici è perché ormai ho deciso di trattarvi da pari a pari. Non posso più considerarvi come un uomo. Come? Voi mi domandate chi siete, ma signore, siete la mia morte. È la mia morte che nascondo. È la mia morte che curo. È la mia morte che salvo. Non fatevi illusioni. Bene, mi avete capito. Uccisero il re perché voleva costruire un teatro. Mi vogliono ammazzare perché costruisco castelli. Le nostre famiglie non sanno creare delle opere, hanno voluto diventare degli spettacoli. Io sogno di diventare una tragedia. Sono perfino riuscita a procurarmi un veleno portentoso. La pillola si scioglie lentamente. La singhiotte, e chi sospetta che portiamo in noi la morte? Si monta a cavallo, si galoppa, si cade da cavallo. Ed ecco fatto. Io non la adopererò, il destino dovrà agire da solo. Sono 10 anni che paro. 10 anni che quanto mi succede è stato predisposto da me. 10 anni di attesa e di orrore. La folgore va gettata nella mia stanza. Voi siete il mio destino. E questo destino mi piace. Su, dunque, sfogatevi, testardo, vi scoppiano le vene, vi scoppiano i polsi, il collo, rompete questo silenzio che vi uccide. Nessuno può dirvi fuori di me, gridate, urlate, insultatemi, testardo, testardo che siete. Se invece di svenire qui dove mi trovo, se invece di essere stremato dalle ferite voi mi aveste riconosciuta e uccisa, ditemi chi sareste. Ditemelo, un assassino. Siete svenuto, e forse è colpa mia? Ho sollevato, nascosto, salvato, ho fatto sedere alla mia tavola, ho abolito in vostro onore tutte le convenienze, tutti i protocolli di corte. Ammazzarmi sarà un'altra cosa, d'accordo? Ormai è più difficile diventare un eroe. E tanto non vorrei essere vittima di un assassino quanto mi piace essere uccisa da un eroe. Finalmente, rompete, spezzate, fracassate, siate un uragano! Sistemiamo ora le nostre faccende. Siete mio prigioniero, un prigioniero libero. Avete un coltello, ve lo lascio. E vi do 3 giorni per rendermi il servizio che mi aspetto da voi. Se per caso mi risparmiate, io non vi risparmierò. Odio i deboli. La signorina De Berg è la mia lettrice. Non si può leggere peggio. Dirò che siete il mio nuovo lettore e che per introdurvi a Kranz ho escogitato questa notte romanzesca. Tra 2 giorni la signorina De Berg, informatrice dell'arciduchessa, avrà divulgato la storia, dunque non possiamo perdere un giorno. Se voi non mi ammazzate, vi ucciderò io. Come son brevi i temporali. È breve la violenza. Signore. Signore! Ma Tony, Dio mi perdoni. Questo ragazzo è svenuto perché muore di fame. Signore! Che succede? Che succede?
coraggio, giovanotto, che avete? Tony vi spaventa? Oh, non c'è proprio di che il sole di cui mi posso fidare. È muto e starà certamente zitto. Oh, su, su, non state affatto bene. Io lo so che cosa avete, uomo testardo. Tony, poiché gli rifiuta quanto si trova sulla tavola, conducilo in una delle mie stanze. Lo curerai, lo nutrirai e al suo risveglio lo rivestirai. Riposatevi. Buonanotte. La giornata sarà laboriosa. A domani. Eccoli, rimanete qui. Fatto buon viaggio? La strada è spaventosa. La regina vorrebbe che le riparazioni figurassero nella lista civile. I ministri pensano invece che tocchi a sua maestà ripararla. Disputa classica. La strada rimarrà come è. Ecco, eccellenza. La signorina De Berg è puntuale. Sapevo di questo ballo. Ballo di provincia. Ma erano stati invitati alcuni dignitari della corte. Sua maestà ha assistito alla festa? No, signor Jens, ci aveva incaricato di ricevere al suo posto. Buongiorno a tutti. Ecco lì lo chalet. Avete eseguito i miei ordini? Certo, signor ministro, vi abbiamo lasciato prendere il largo. Bene, e che è successo? Falsa caccia all'uomo. I cani e i gendarmi l'hanno spinto verso il castello. Bene. Quando avete lasciato il castello? Sarà circa un'ora. Niente di grave? No. Temevo fosse successa una disgrazia, sua maestà. Ringraziamo il cielo. Signori. Voi non mi avete visto. L'arciduchessa si ricorderà della vostra fedeltà al regime. Andiamo. Mi sorprende che quel giovane ufficiale tradisca la regina. Non è più la regina, caro Jens. Lo si dimentica troppo spesso. Il re è morto. Ma seguita a regnare per il suo prestigio. Questo lo ammetto. Essa ha una invisibilità pericolosa. Ecco perché bisogna essere furbi. Sarebbe molto noioso che quell'anarchico avesse fallito. Qui non possono sorprenderci. È una soffitta. Non occorre che me lo diciate. Sua maestà mi ha riservato questa piacevole sorpresa. Sedete pure. Aspettatevi il peggio. L'uomo si trova qui, nel castello, ed è la regina a nasconderlo. Cosa? Tutto il dramma era soltanto una messa in scena di sua maestà. Voleva un nuovo lettore. E sapeva benissimo chi. Ma chi? 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 Non lo immaginate? Un anarchico. La regina nasconde un anarchico qui? L'anarchico è quel poeta che insulta la regina nei giornali clandestini. Lui. E la regina conta farmi incontrare con quest'individuo? Certamente. E vi riservo un'altra sorpresa, la migliore. E cioè? Felix, se ve la dicessi non sarebbe più una sorpresa. Un anarchico. Può succedere qualsiasi cosa. Sono d'accordo. E ora andate via. Non voglio si sappia che siete salito nella mia camera, se così posso chiamarla. Conservate il vostro posto? State perdendo la testa? La regina tentò anche di nominare Tony governatore di Cherval e non c'è riuscita. Su, andate via.
Io non voglio giudicare la regina, ma questo... E cercate di star zitto. Tony aveva preso un vestito per Stanislao nel Museo degli Abiti del Re. Willenstein, non potendo dimenticare la misteriosa porta aperta dalla regina la sera del ballo, ci ritornò di nascosto e ad un tratto vide il re. Scusatemi, io. La mia somiglianza con il re è dunque così grande? È spaventevole, signore. Ecco quello che è. Buongiorno, signora. La caccia mi piace poco, ma mi piace tirare. Sapete tirare? Non credo d'essere un cattivo tiratore. Provate. Fuoco. Centro. Congratulazioni, io avevo tirato un po' troppo in alto e a sinistra. A me. Ma no, no, non farei di meglio. Tirate bene. E come leggete? So leggere. La signorina de Bergs leggere appena la sua lingua, non perderò nel cambio. Vorrei sentirvi leggere, visto che siete diventato il mio lettore. Sono ai vostri ordini. Accomodatevi. Aprite e leggete. Shakespeare si può leggere ad apertura di libro. Attento e carica, e il colpo può partire da solo. Amleto, sedetevi. E non muovetevi. Non ve ne andrete finché non vi metterò dinanzi uno specchio in cui possiate vedere la più segreta parte di voi stessa. Regina, che vuoi tu fare? Tu non mi vuoi assassinare? Aiuto! Aiuto! Polonio nascosto. Cosa? Amleto. Come? Un topo? Trapassa Polonio attraverso l'arazzo. A morte! A morte! Un ducato che è morto! Non mi piace il sangue. E Amleto somiglia troppo a qualche mio parente. Leggete qualche altra cosa. Non mi rifiuterete di leggere il vostro poema? Vorrei sentirlo dalla vostra voce. Leggete. Vi ascolto. Ne ho abbastanza. Sareste vigliacco? Vigliacco? Mi date del vigliacco perché non prendo questa pistola da questa tavola? E non ve la scarico vigliacamente nella schiena. Abbiamo fatto un patto. Quale patto? Volete dirmelo? Voi avete deciso, come decidete tutto, che io fossi il vostro destino e che il mio compito in terra fosse quello di mandarvi in cielo. Intendiamoci, in quel cielo leggendario e storico che è il vostro. Siete venuto a Kranz per uccidermi. Vi siete domandato un solo istante da dove venivo e perché?
Come potete capire che ci sono gli altri? Gli altri che esistono, pensano, soffrono e vivono. Non pensate che a voi... E io vi proibisco di interrompermi. Vi ho forse interrotto stanotte? Io venivo dall'ombra. Da un'ombra che voi non conoscete nemmeno, potete intuire. Voi credete che la mia vita cominci dalla finestra del castello di Kranz? Io non esistevo. Da dove credete che venga? Dalle tenebre, che sono quante fuori di voi? E chi mi ha cercato in quelle tenebre? Chi mi ha spedito onde più rapide degli ordini? Chi mi ha tirato come con una corda a quella maledetta finestra dove sono svenuto? Voi non siete una donna che s'abbandona al caso. Voi decretate, ordinate, voi manovrate, costruite, suscitate tutto ciò che accade. E anche quando immaginate di non farlo, lo fate. Voi avete dettato il voto dei miei compagni. Mi avete attirato in un agguato. In verità, sono cose che nessun tribunale potrebbe ammettere. Ma i poeti le sanno e io ve le dico. Vi hanno ucciso il re? È forse colpa mia? Sono i rischi del vostro mestiere. Uccidendo il re mi hanno uccisa. Vi hanno uccisa così poco che aspettate la morte dal destino. Adoravate il re. È la regola. Ma che amore era? Fin dall'infanzia siete destinata al trono. Si fa di voi un mostro di orgoglio. Io, fin dall'infanzia, soffoco d'amore. Non l'ho avuto da nessuno. Quando sono entrato nella vostra stanza, era un'idea pazza, un'idea di un pazzo. Un'idea di fronte a un'idea. Ho avuto il torto di svenire. Quando sono rinvenuto ero un uomo presso una donna. E questa donna tentava di sedurmi e di guadagnar tempo. Siete molto forte. Torno a ordinarvi di tacere. Gridate, suonate, chiamate la polizia, fatemi buttare in prigione. Siete voi che mettete in allarme il castello. Ma non vedete che divento pazzo? Sparate. Non tentatemi. Tra qualche istante sarà troppo tardi. Ammazzatemi, ammazzatemi e che sia finita. Sedetevi qui e leggete. Leggete e mettete nella lettura la stessa violenza che nei vostri insulti. Presto leggete, è necessario. Tu, miserabile, temerario, sciocco, importuno, addio. Tu vedi che il darsi da fare è di qualche pericolo. Smettete di torcervi le mani, sedete e lasciate che vi torca il cuore, perché questo io farò. Regina, che ho io che fatto? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Lasciate quel libro. Che vostra maestà mi perdoni, mi era sembrato sentire... Sentire cosa? Tirabo a bersaglia. E se aveste osato avanzarvi di più, avreste sentito come leggono i lettori che sanno leggere. Edith, non mi piace che si origlia le porte alle finestre. Sono costretta a mettervi agli arresti. Tony vi porterà quello di cui potrete avere bisogno. Venite, signore. Vedete questo specchio? Gli manca l'amalgama. Dall'altro lato c'è uno stanzino buio da cui si può vedere quanto succede in questa biblioteca. Il re si divertiva con queste trappole. Voi siete insolente, ma non sciocco. Seguite l'esempio del re. Voi mi vedete, ma io non vi vedo più. Mi sentite? Benissimo. Allora state tranquillo e seguite il mio consiglio. Sto per ricevere il conte de Foix, il ministro della polizia, e voglio che conosciate l'uomo che vi sta ricercando. Di qua, di qua!
sapere, facevo un po' di ginnastica. Ah, la regina ci sorprenderà sempre. Venite per sgridarmi? Vostra maestà scherza. Si tratta certo del mio ballo. La regina può far ciò che desidera. Vostra eccellenza scherza. L'arciduchessa avrebbe preferito vedervi alla cerimonia commemorativa. Previsto. Il mio ballo ha prodotto, per parlare come la stampa, un brutto effetto. Se voleste mostrarvi, il malinteso fra voi e il popolo svanirebbe in pochissimo tempo. Che vuole l'arciduchessa? Non vuole niente, dà dei consigli e desidera consigliare vostra maestà di finirla con queste abitudini da reclusa che rischiano presso gli imbecilli, e gli imbecilli sono moltissimi, di passare per disprezzo. Non mi importa ciò che pensano. Sono abituata alle storie che si lasciano girare sul mio conto e che eccitano gli animi. È il rovescio della leggenda. La leggenda? Alla leggenda un tempo correva un secolo a coniare le sue medaglie nel bronzo, mentre ora le conia giorno per giorno e a torto o a ragione sui giornali più sporchi. No, signora, la stampa non si permetterebbe mai. A molti riguardi. Io frusto i miei palafranieri, fumo la pipa con i miei domestici e attendo i miei trapezzi fino alla sala del trono. E che ne dite di tutti quei fogli clandestini che mi coprono d'onta e che la polizia tollera? Voi siete il capo della mia polizia, signor Defoe. L'arciduchessa è la prima a deplorare questo stato di cose. Vostra maestà è arrivata ieri da Volmar. Temo che la mia caccia all'uomo abbia provocato disordine e confusione al ballo. Il minimo disturbo. Ma quell'uomo è ancora libero? La mia brigata non si merita i rimproveri di vostra maestà. Ha arrestato quell'uomo. Ma è appassionante. Tentava di fuggire per i monti, si è arreso. E che tipo d'uomo sarebbe? Un poeta. Come? L'ho interrogato io stesso. In 5 minuti ha cantato, come dicono i miei funzionari. Si firma Asraele nelle pubblicazioni clandestine che attaccano vostra maestà. Poi, un poeta voleva dunque ammazzarmi. Mi ha rivelato il nome dei complici. Una bella retata al mio ritorno. Signor Defoe, non mi resta che felicitarmi. E ringraziarvi per questa cattura. Mi sorprese ieri la vostra assenza e quando vi hanno annunciato pensavo che foste venuto a constatare la mia morte. Vostra maestà è terribile. Mi capita d'esserlo, specie per me. Caro conte. Dite all'arciduchessa che le sono riconoscente per quello che fa per la mia popolarità. Avete sentito? È mostruoso. È la corte. Don Noia l'arciduchessa e Foyn favorisce un assassinio. Voi fallite e Foyn vi abbandona. Egli conta sui vostri complici per sbarazzarsi di voi. Vado a costituirmi alla polizia. Non siate assurdo. Siete vittima di una polizia che finanzia falsi gruppi d'opposizione per perdermi. D'altro canto, la situazione in cui siamo sfugge a tutte le polizie del mondo. Sono oggetto di vergogna. Siete una solitudine di fronte a una solitudine, ecco tutto. Chi eravamo stanotte? Un'idea di fronte a un'idea. E in questo momento chi siamo? Una donna e un uomo inseguiti. Degli uguali. Vostra madre abita questo villaggio? Non ho madre. Ero lì per bruciare delle carte. Erano poesie? Sì, signora. Che peccato. E dopo aver bruciato quelle poesie, qual era il vostro programma? Signora. Credevo che gli scrupoli e le delicatezze non esistessero più fra noi. Dovevo assassinare la regina Volmar. Bisogna assassinare presto e all'aperto. Assassinare presto e essere lapidati dalla folla, sennò il dramma fallisce. E tutto ciò che fallisce è brutto. Che calma. Non si sentono nemmeno le campanelle dei greggi. Stiamo zitti. Non amavo questa calma.
Ora mi piace. Così dovevate uccidermi a Volmar. Ebbene, avete eseguito i vostri ordini a Kranz. Dovevate uccidere la regina, Stanislao. L'avete uccisa. Io, signora? Una regina può permettere che la si interroghi, permettere che la si insulti? Se permette queste cose, non è più regina. Ve lo ripeto, Stanislao. Non esiste più una regina a Kranz. L'avete uccisa. È una donna che vi parla. Mi capite? Mio Dio, fa che io capisca. Mio Dio, dammi la forza di confessare le mie bugie. Fammi dire tutto ciò che non voglio dire. Stanislao. E adesso che dovrei ammazzarvi per non perdervi più. Stanislao, venite qui, venite. Posatemi la testa sui ginocchi. Io vi ho amato quando siete apparso nella mia stanza. M'accuso d'essermene vergognata. Vi ho amato quando siete svenuto. M'accuso d'essermene vergognata. Vi ho amato quando mi avete insultata. M'accuso d'essermene vergognata. Era il sogno di un dormiente che dorme tanto profondamente da non saper nemmeno di sognare. E Tony? Sa tutto. Stanotte non avete da temere. In attesa che io decida, la signorina De Berg rimarrà agli arresti. Nessuno tranne lei ha diritto ad entrare nelle mie stanze, quindi qui siete al sicuro. Domattina Tony vi condurrà attraverso le montagne a un mio vecchio padiglione di caccia. In seguito... Non ci sarà seguito, ascoltatemi. Voi mi avete salvato e io vi salvo. Cambiate a un tratto il vostro modo di vivere. Toglietevi il velo. Ritornate nella capitale. Schiacciate Foen, nominatevi l'Estain Generalissimo, appoggiatevi alle truppe, passateli in rivista a cavallo, sorprendetele. Il popolo vi ama. Io vivrò nelle montagne. Non posso offrirvi la felicità a parola disonorata. Vi offro d'essere voi ed io un'aquila a due teste come sul vostro stemma. E adesso... ripetete ciò che vi dico. Dio mio, accettaci nel regno dei tuoi misteri e sposaci su in cielo. Mio Dio, accettaci nel regno dei tuoi misteri e sposaci su in cielo. Vera caserma. Quanti cavalleggeri ci sono? 100 cavalleggeri e 50 guardie. Troppi. La regina era molto inquieta. È una donna forte e non le si può vedere il volto. Il poeta era nascosto lì. Io ho tentato di fargli perdere le staffe, ma è rimasto nel suo buco. Cosa pensate di fare? Dormire all'albergo e ritornare a Kranz.
La mano di Dio cerca qualcuno, Jens, e bisognerà che lo trovi. Ma non precipitiamo. Il nostro anarchico somiglia a un re e la regina somiglia a un anarchico. Non credo la combinazione abbastanza esplosiva. Dormi? No. No, non dormo. Sì, dormi. E hai ragione. Dormi, angelo mio. Federico. Hai paura. Tu non sei innamorata. No, questa capanna fu fatta costruire per il re quando aveva 10 anni. È un nascondiglio ideale se non si volesse ascoltare. Salgo su? Avreste le vertigini ed è molto sporca. Ci salirò io solo. Edith, siete sicura che la regina tornerà nella capitale? Sicura. E siete anche sicura che Sua Maestà non potrà sorprendermi? La regina galoppa e quando galoppa va molto lontano. Buongiorno, signore, non vi disturbo? Mi sto occupando dei libri che la regina porta con sé. Ve ne occupate in una strana maniera. La regina è uscita a cavallo? Sua Maestà ha fatto sellare Pollux. Conoscete anche il nome dei cavalli, ma bravissimo. Voi non avete ancora visto Sua Maestà? Ero in prigione, caro signore, e non sapevo dello straordinario viaggio che si prepara. E parlando di prigioni, conoscete il conte di Foen, voi? Non ho questo piacere. È un uomo proprio eccezionale. Non ne dubito. Credevo avesse lasciato Kranz. Doveva lasciare Kranz. Mi accusano di essere curiosa, ma la curiosità del conte è senza limiti. Vi cerca. Me? Mi ha incaricato di domandarvi un abboccamento per aiutarlo a compiere il suo dovere presso Sua Maestà. Sarebbe il modo con cui il capo della polizia formula un ordine? Quasi. Allora, signorina, non mi rimane che obbedire. Seguitemi. Ci siamo. Sopra un albero? Il conte de Foen è un uccello notturno, ma non dovete temere, siamo in pieno giorno. Io vi lascio. Perdonate questa scalata. Il mio mestiere, per quanto possa sembrare strano, comporta una certa poesia. Voi siete un poeta, se non mi inganno. Mi capita di scrivere qualche poesia. Un vostro poema... Prendete una sedia
Fra questi uccelli che cantano dovete sentirvi a vostro agio. Un vostro poema, sedetevi, comparve in un piccolo foglio di sinistra. Alla regina, che fa un po' la fronda, piacque molto. Ne fece tirare un gran numero di esemplari e a sua cura furono distribuiti a tutta la corte. Ma non sapevo... Non interrompetemi. A me non importa sapere come ha fatto Sua Maestà a prendere contatto con voi. Quello che importa è di sapere con quale manovra vi è stato possibile ottenere da lei un cambiamento che nessuno di noi certo si aspettava. Parlate pure. La regina ha avuto il capriccio di assumere come lettore un povero poeta come me. Il mio ruolo finisce qui. Allora rifiutereste di spiegarmi per quale prodigio uno scrittore dell'opposizione accetta da un giorno all'altro di mettersi al servizio del regime? Ma che dico? Di saltare tutta la scala gerarchica e di cascare a piedi uniti nella biblioteca della regina. Penso che questo esercizio richiede una forza ed un'agilità non comuni. Mi sarete d'accordo? Può succedere che il caso porti la gioventù in luoghi che non le si addicono. La gioventù si esalta presto e presto si stanca della sua esaltazione. La cosa più triste del mondo... Il vero dramma è la distanza e il fatto che gli uomini non si conoscono. Del resto lo diceste anche voi, signor Conte, che se la regina si mostrasse, il malinteso fra lei e il suo popolo finirebbe. Dove diavolo ho detto questo? Ah, che signor Conte, mi scusi. Mi sembrava che... Vi sembrava... Cosa? Ah, infine sì. Mi sembrava che Sua Maestà, parlandomi di voi, signor Conte, mi avesse riferito questo. Essa vi ha parlato di me. Riordinavo i libri e Sua Maestà parlava senza dubbio a se stessa. Io ho fatto male ad ascoltare e a ripetervi ciò che poco fa vi ho detto. Molto, molto strano. Venite qui. Alto. Somiglianza straordinaria. Che ne pensa Sua Maestà? Immagino che questa somiglianza debba aver giovato alla mia causa presso la regina più che i miei meriti. Sembrate stanco. Sedete. Accanto a me. Questa somiglianza può aiutarci in un poco. Disapprovata da me è uno scandalo. Approvata da me incanterà la corte. La potenza di una regina ha dei limiti. Quella di un ministro della polizia non ne ha. Che volete da me? A che può portare il sensazionale viaggio della regina? È un semplice fuoco d'artificio. Essa si annoierà, finirà col disgustarsi e ripartirà. Che cosa domandiamo a Sua Maestà? Di essere un idolo, di nascondere col suo fasto le disgustanti realtà. Assente la regina, il popolo le vede. Questo è il problema. A noi occorrerebbe un uomo di cuore, che non fosse un uomo di corte, un uomo... che volesse salvare la regina, che le dimostrasse che l'arciduchessa la ama come la propria figlia e che è pronta a tutto per poterla aiutare. Niente s'oppone a che la regina possa attaccarsi a un lettore che le ha carpito la fantasia. E che cosa mi offrite in cambio? Il più gran bene del mondo, la libertà. Signor Conte, ero nascosto nella biblioteca ed ho sentito tutto. Non ne ho mai dubitato. La regina voleva il parere d'un uomo del popolo. Ditelo. Voi volete attirare la regina nella capitale, esasperarla, farla passare per pazza, ottenere dalla Camera la sua interdizione e far sequestrare dal ministro delle finanze i suoi beni. Signore! State attento! Basta un solo colpo di ventaglio per far crollare il vostro edificio. Non darei molto per la vostra testa. Come volete. Siete accusato di complicità in un progetto di attentato contro Sua Maestà. Ho il mandato in tasca e vi arresto. Vi spiegherete davanti al tribunale. Lasciatemi libero fino alle 1. Ve lo concedo. Il parco è circondato di guardie.
La regina salirà in carrozza alle 1. Alle 1:10 sarò ai vostri ordini. Peccato. Un vero peccato che non siamo riusciti ad intenderci. Peccato per voi. Non mi disturbate ad accompagnarmi. Avanti. Siete voi, Adams? La signorina ha quanto le occorre? Quanto mi occorre per partire il più presto possibile? Sì, Adams. Signorina? È soltanto alla cortesia che debbo questa visita? Sua Maestà mi ha affidato una commissione per la signorina. Parlate. Parlate pure, Adams. Mi ha incaricato di dire alla signorina che la signorina può ritornare al servizio dell'arciduchessa. Cosa? Esigo dei dettagli. Sua Maestà non mi ha dato proprio alcun dettaglio. Signorina? Adams! Questa somiglianza non vi sembra inammissibile? Sì, signor Duca, è inammissibile. Eccolo. Mi congratulo con voi. Sua Maestà mi ha fatto dire orora che non faccio più parte della sua casa. Devo tornare al servizio dell'arciduchessa. Penso che il mio rinvio significa che siete nominati al mio posto e voi lasciatemi in pace. È dunque vero? Non possiamo immischiare un estraneo nei nostri. Come se lui non se ne immischiasse. Che avete insinuato alla regina? Che le avete detto? Che le avete detto? Siete voi, signorina De Berg, che gridate tanto? Non mi piace sentire gridare. Volete passare la vita litigando col povero Wellenstein? Buongiorno, Felix. E voi seguitemi. Sentivo le parole della signorina De Berg fin dal vestibolo. Ero certissima che non stava leggendo. Quando legge non la si capisce. Amor mio. Ripetilo. Amor mio, amor mio. È meraviglioso. Amor mio. E dire che credevo alla felicità una cosa brutta e indecente. Credevo che solo il dolore valesse la pena d'essere vissuto. Rendere bella la felicità, ecco il difficile. La felicità è brutta se è assenza di dolore, ma se è terribile come il dolore è una cosa magnifica. Amor mio. Guardami il collo. Stamane il medaglione sembrava strangolarmi. La morte che racchiude mi diceva, tu vuoi vivere, ecco la novità. L'ho lasciato in camera mia. Che ci rimanga. Andrò a gettarlo nel lago, con il mio poema. Le poesie che hai bruciato a Kranz, erano tutte indirizzate a me? Indirizzate a te. Ed erano molto offensive? Ah, sì, amor mio. Pensavi dunque sempre a me? Ero ossessionato da te. Eri la mia idea fissa. E poiché non ti potevo avvicinare, non mi restava che odiarti. Comperavo i tuoi ritratti e li stracciavo in mille pezzi. Niente di ciò che si inventa su te mi sembrava abbastanza abietto. Tu non scrivevi. Mi scrivevi. Avrei dovuto ucciderti subito, sì, la prima notte. E quindi ammazzarmi. Era certamente un modo definitivo di fare all'amore. Stanislao, tu me ne vuoi perché abbandono Kranz? Se tu restassi a Kranz, sarei io ad allontanarmi. E se restassi a Kranz per te? Per vivere accanto a te? Se per te rinunciassi al colpo di Stato, abbandoneresti Kranz? Mi abbandoneresti? Tutto ciò che fallisce è brutto.
Sono le tue parole. Salviamoci in tutta fretta, mia regina. Salviamoci in tutta fretta, tu da una parte e io dall'altra. E rincontriamoci di nascosto. Come dei ladri. Domani sarò nella capitale. Che Dio m'aiuti e tutto riesca. Consacrami, regina, amore. Sì, amor mio. Non mi rimane che dare ordini a Felix. Sali nel mio appartamento, vi ci troverai, Tony. No. No, bisogna che impari a strapparmi da te. È difficile. Ciò che intraprendiamo sarà difficile. Infondimi coraggio, mia regina. Io forse sono meno coraggioso di te. Un'aquila a due teste. Un'aquila a due teste. Se se ne taglia una... L'aquila muore. Non voglio recare il minimo disturbo. Questo sarebbe un dormitorio? Uno dei dormitori dei cavalleggeri, signor ministro. Il campanello, sua maestà domanda di me, scusatemi. Non fatela attendere. Penso io ad organizzare la scorta. Vedrete che vorrà viaggiare con la musica in testa. Buongiorno, voi seguite la regina? Non so, signor conte, ci ha adunata a luna dinanzi alla fontana. E vedremo la regina nel suo velo alla finestra. È formidabile. Non scomodatevi, signori. Non scomodatevi. Gioca. Doppio. Passa. Raddoppio. 4 a 4 e 7. Il re. Siete molto numerosi a pranzo. Per via della guarnigione di Oberwald che alloggia qui. Oberwald. Hanno demolito le caserme. La regina sta facendo dei lavori. Sua maestà adora questi lavori. Su, tocca a te. Io vi tolgo il disturbo, signori. Jens, che ne pensate? La carica che rivestite non può certo rendervi molto popolare. Dite ai nostri uomini di aprir bene gli occhi. Bene, Felix, ma avete un'aria molto stralunata. Ah, sì, dimenticavo. Mi mostro tutta nuda, abbandono il velo e ho 10 anni di più. Dovrete abituarvi. Vostra maestà desidera viaggiare in carrozza? No, non mi piace viaggiare in carrozza, mi ricorda la tragedia del re. Viaggerò a cavallo e in uniforme da colonnello. Vostra maestà è informata che il conte di Foen viaggerà con noi? Foen? Ma io credevo che fosse partito stamattina. L'ho visto adesso, mi ha detto che organizzava lui stesso il servizio d'ordine. Che lo organizzi, Felix, che lo organizzi. Io lo organizzerò per conto mio. Quanti uomini abbiamo? 100 cavalleggeri e 50 guardie. E di quanti uomini si compone la brigata della polizia? D'una ventina. Bene. All'ultima tappa arresterete il signor De Foin. Arresterete il signor De Foin e i suoi uomini, è un ordine. Siete sicuro di vostro cugino Rudy? Come di me stesso. L'affiderete a vostro cugino, glielo raccomando come la pupilla dei miei occhi. Ma perché mi guardate così? Amate in modo particolare il signor De Foin? Mi conformerò puntualmente a tutti gli ordini di vostra maestà. Li condurrete alla fortezza, vi darò un mandato. Fate sparare 100 colpi di cannone. Ah, Felix, quando la banda sarà schierata davanti alla fontana e prima di farle attaccare l'inno reale farete suonare 2 squilli di tromba. Sarà il segnale per farmi sapere che posso mostrarmi alla scorta.
viaggerà in carrozza insieme al conte de Foin. È una coppia ideale. Ecco la polizia. Partono proprio tutti. Buongiorno. Vostra Eccellenza. Ho già disposto per il viaggio. La mia carrozza viaggerà con le vostre. Io sarò alla testa del corteo con i miei uomini. Subito dopo verrà la carrozza della regina. Sua maestà sarà accompagnata dalla signorina de Berg e dal duca de Willestein. Io non so niente, signor ministro. Lo so io, però. E vi consiglio di prenderne nota. Un vento di fronda soffia da stamane. Potete andare, gents. Vi ho scritto qui tutto quello che dovete fare. Sella la donna su Aiace. Sua maestà viaggerà a cavallo. Cosa dite? Sua maestà non viaggerà in carrozza? No, andrà a cavallo. Alla regina non piacciono le carrozze, dà ragione. Ci sarò io a proteggerla. Lo spero davvero. The order must be taken, except those given by the queen. Is quite understood, William? Yes, sir. Capisco anche l'inglese, signor Duca. Sei immischiato nei nostri affari? Sì, signore, ma io non capisco che l'inglese. Rispondete, rispondete immediatamente o vi frusterò. È un morto che vi parla. Vigliacco. Forse. Vigliacco. Dove vado ti proteggerò molto meglio. Non ho mai chiesto che mi si proteggesse. Amor mio. Non avvicinatevi. Siete un morto e mi fate orrore. Sei tu. Sei tu che mi parli. Non mi date del tu. Siamo circondati dai poliziotti. Parlami. Parlami come... mi parlavi ieri. Come mi parlavi stamane. Non mi ami. Amarvi? Perdete la testa. Mi costringete a ripetervi di non rivolgermi la parola su questo tono. Dunque non mi amate. Che cosa credete? Cosa immaginate? Sappiate che il conte de Foin non agirebbe mai senza i miei ordini. Qui non ci sono che intrighi. Credevo che ve ne foste accorto. Voi mentite! Signore, dimenticate dove siete e chi sono io. Qui... proprio qui. Voi mi avete confessato il vostro amore. Ma non sapete che le regine mentono? E vi dite un poeta.
Le regine non sono cambiate da Cleopatra. Minacciate ricorrono all'astuzia. Si scelgono uno schiavo e se ne servono. Hanno un amante e lo uccidono. Stanno... Stavo per svenire. Non v'è riuscito di trattenere un grido. Voi state tentando su di me non so quale spaventosa esperienza. Ben altre esperienze battendono. Come? Io mi sopprimo. Ed evito un processo di cui avrebbero certo approfittato i vostri nemici per potervi sopraffare. Quale orrore! Non siete voi che mi avete spiegato questa forma di suicidio. Non siete voi che mi avete detto di esservi tolto il medaglione e di averlo lasciato nella vostra camera. Rispondete. Non sono solita ad essere interrogata né a rispondere agli interrogatori. Non vi devo rendere conto di niente. Come non avete capito che la vostra rassomiglianza col re era per me il più grave degli insulti? Io dovevo consegnarvi al conte de Foin. Voi decidete altrimenti. Vi avvelenate. Buona fortuna. Prima di scegliere quel veleno, io l'ho sperimentato sui cani. La vostra morte sarà orrenda. Mio Dio, arresta questa tortura. Neanche Dio ama i vigliacchi. Non dovevate tradire i vostri compagni. Avevano fiducia in voi. Ma su che vi fondavate per credermi sincera quando voi cambiavate d'abito proprio sotto i miei occhi? Forse non avreste mai indovinato le cose che sto dicendovi. Sareste morto gloriandovi d'essere il salvatore della vostra patria. Voi fuggite alla mia giustizia. Preferite la vostra come volete. Ma io dovevo essere il vostro tribunale. Che potete rispondere? Voi tacete. Abbassate la testa. Avevo ragione di darvi del vigliacco. Io vi disprezzo e vi frusto! Mi chiamano. Non potrò aver la gioia di vedervi morire. Grazie, amore mio. E perdonami. Dovevo renderti pazzo. Non mi avresti mai colpito. Ti amo. Stanislao. Succede qualche cosa di anormale, venite. Stanislao. Gens, fate fermare quella maledetta musica e che nessuno entri. Siamo nella leggenda fino al collo. Non toccate niente! Agli occhi della polizia e della storia, il dramma di Kranz rimane un enigma. Ma l'amore è più forte della polizia. E tutto si è svolto come l'ho narrato. We'll be right back.